Let's go! Bentornati ovetti su Kingdom Hearts 358/2 Days. Nello scorso episodio abbiamo completato una missione nel Paese delle Meraviglie e siamo anche stati un'altra volta nel Paese delle Meraviglie. Ok, perfetto. E in questo episodio, mio Dio, dov'è il quadrilancio? Dovete avere più di due stupide energie. Fidatevi di me. Nel frattempo, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, barra un non mi piace, e ad iscrivervi al canale. Allora, ho fatto giusto un paio di missioni extra. Parlo delle sfide e delle missioni, quelle multiplayer, per avere uno slot extra. Non mi basta. Questo boss è particolarmente complesso se non sapete come affrontarlo. Un'altra volta è lapsus, ve l'ho detto già, lasciate un mi piace o non mi piace, mi sembra di sì, in ogni caso, eccolo qua. Città di Halloween, indaga sugli Heartless spariti. Il numero di Heartless nella città di Halloween è calato bruscamente, scopri il motivo di questa scarsità di Heartless e trova una soluzione. Energiga, tecnica potenza e argento. Vai! Eh? Dove sono finiti tutti quegli strani palloni? Ok, allora, nuovo Keyblade. Questo che abbiamo equipaggiato nello scorso episodio. Questo Keyblade è un Keyblade aereo e anche terrestre. È molto buono e molto potente. Il punto è che non è il miglior Keyblade del gioco, ok? Quello lo prenderemo, penso, tra un paio di episodi. Comunque, dettagli. Anche qui niente palloni, né Heartless. Deve esserci una spiegazione. Un Heartless. Ehi, è quella cosa di prima. Che cosa? Divora gli Heartless? Ecco qui, i Tentaclaw. Allora, sono vulnerabili alla magia, va bene? Io però voglio mostrarvi giusto giusto una cosa sui Tentaclaw. Vi conviene in realtà, più che usare magie, bloccare i loro attacchi, ok? Il punto è che, ripeto, mi servono un paio di magie tanto per mostrarvi una cosa. E sì, lo so, ho tolto molti Fire per la semplice ragione che il boss che affronteremo oggi è invulnerabile se usate magie. Esatto, è praticamente immortale se non usate attacchi standard. Io che spammavo magie la prima run, immaginate un po' come sto messo. Allora vai, Tentaclaw. Voglio farvi vedere che è possibile parare il colpo per stordire un po' il Tentaclaw. A quanto pare non sta accadendo. Ovviamente però potete anche usare questi zuccotti. Nessuno vi vieta di farlo. Anzi, vi conviene farlo. E mio caro, esplodi. Boom! Non l'ha sconfitto, però forse questo lo finisce. Perfetto. Che sono quelle cose? Che razza di creatura può nutrirsi di Heartless? Questo spiega perché gli Heartless sono sempre di meno. Forse dovrei andare a vedere cosa sta succedendo fuori città. Ovviamente Roxas, ma prima è sempre meglio controllare se c'è qualche scrigno nascosto, perché non si sa mai, no? Dunque, vediamo un po', qua non c'è nulla, va tutto bene, allora mi sa che devo semplicemente andare fuori città. Nessun problema, ci sono ben 8 scrigni da prendere, sì, sono tanti, lo so.
Ma c'è una spiegazione. Qua intanto non c'è niente. Davvero non c'è niente strano. Comunque... sì, potrei teoricamente passare per questo buco e andare direttamente dal boss, però conviene andare prima nelle altre zone perché, ehi, c'è più roba da prendere così, no? Vediamo un po'. Questi zuccotti non servono a niente, intanto dammi questa formula Tandaga, finalmente. Tandaga è un incantesimo che io adoro. Sicuramente... scappiamo! Te l'avevo detto di non prendere quell'affare. Come facevo a sapere che sarebbe diventato così grande? Da cosa stanno scappando? Beh, un problema alla volta. Stavo dicendo, sicuramente meglio di Tandara, ok, perfetto. Ora, Tentaclaw, debole ha la maggior parte delle magie. Thunder sembra fargli parecchio. Anche se in realtà da quello che so dovrebbe essere vulnerabile a tutte le magie. Diversamente da... beh, vedrete, a quanto pare regge un po' meglio Blizzard. Ok, e vai, fatti sconfiggere. Ovviamente potete schivare i suoi attacchi. E se non state a terra dovrebbe mancarvi quasi sempre. E droppano componenti C. Questa è una cosa molto importante, quindi cercate di annotarvela, perché se dovete farmare componenti C, potete farmarli o dai Tentaclaw in questa missione, oppure dalle arie striate nella missione di Luxord, quella precedente dello scorso episodio, ecco. Oppure dalle lucertole velate, sempre di una missione del Paese delle Meraviglie, ok? Fire! Oh, è infiammato, perfetto. Fortunatamente non ci fa troppi danni. E l'abbiamo quasi sconfitto. Per favore, fammi finire questo boss. Che non è un boss, sono Tentaclaw. Dettagli. Thunder! Non ci arriva. Ci è arrivato, perfetto. Dai, colpisci. Colpisci. Perfetto. E adesso tocca a me. Appena riesco a colpirlo, ok. Ora è il momento di scoprire che cosa c'è laggiù. Sì, ma prima abbiamo un altro paio di cose da fare, ossia prendere questo oggetto, cercare gli altri tesori e poi vedere un po' il resto, insomma. Ora, devo teoricamente prendere le scale, ma andando qui ci sono appunto gli altri scrigni, non mancateli, perché potrebbero essere abbastanza utili. Allora, oh, bene, fermati! Scimmia dispettosa, come ti permetti di apparire qua? Se non sbaglio può dropparti qualcosa di molto utile, eh? Vediamo se la droppa, ovviamente no. Vabbè, peccato. Allora, apriti. Cristallo lucente, non si butta mai. E questa zona è già finita, davvero? Abbiamo già fatto tutto quanto, cioè non mi lamento, per carità. Vuol dire che gli ultimi tesori sono oltre il ponte? Va bene, andiamo. O meglio, sono qui e poi oltre il ponte c'è il boss. Ora, qua c'è dell'argento, ok. Attenzione qui che si può scivolare, mi raccomando. Cosa che ho appena fatto, ma dettagli. Apriti. Cristallo ardente. Qua invece c'è... intanto voglio questo, perfetto. Ora, fammi prendere questo... fammi prendere questo scrigno, per favore. È una gemma gelante e... ci manca uno scrigno, mi sa che si prende a fine episodio. Comunque possiamo andare per di qua per, se non sbaglio, tornare alla città di Halloween. Perfetto, adesso andiamo dal boss. Salve! Date il benvenuto al Necroparassita, uno dei boss più complessi del gioco. Perché se usate incantesimi contro i Tentaclaw... dovrebbe cominciare a farlo, ma a quanto pare non lo fa. Eccolo là! Quando cominciate a usare incantesimi contro i Tentaclaw, il Necroparassita si arrabbia. Dovete sconfiggerli possibilmente con attacchi normali. Se ci riuscite,
Beh, buon per voi. Non avvicinatevi al Tentaclow così a caso, ok? Quella nebbia vi toglie PS. Ve ne toglie tanti di PS. Inoltre, quando comincio a fare quelle palline dovete stare attenti, ok? E quando provano a mordervi i Tentaclow, vuol dire che stanno per ingoiarvi. Sì, lo so, è una cosa strana. Vi faranno un bel po' di male, quindi occhio. Sfera premium? Ok. La sfera premium è molto rara e molto utile, quindi buon per noi. Potete anche parare il colpo per stordire i Tentaclow. Ecco, quello volevo farvi vedere, che si possono stordire. E se lo stordite, beh, farete meglio, fidatevi di me. Ora, dobbiamo colpire tutti e quattro i Tentaclow prima di fare qualunque cosa al necroparassita, quindi cerchiamo di stare attenti. Dov'è? Dov'è l'altro Tentaclow? Eccolo là, perfetto, è quello che dobbiamo ancora sconfiggere. Ouch. Fortuna che abbiamo 6 energie, eh. Ora, non voglio colpire il necroparassita, voglio colpire l'altro Tentaclow. Ve l'ho già detto che teoricamente conviene usare incantesimi se sapete schivare i colpi. Il punto è che... Ok, vorrei mostrarvi che succede se vi mangia, però non voglio farlo perché fa danni e quindi... Ok, ultima... O meglio, ultimo, Tentaclow, vai. Thunder, Thunder. No, l'ho colpito neanche per poco, ma non importa. Ah, queste rocce. Blizzard. Paro il colpo, perfetto. E adesso è dentro la roccia. Vabbè, non è completamente dentro la roccia, però... no, aspetta, 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 aspetta. Devo colpire il tentacolo, ok. E una volta sconfitti tutti e quattro, appena ci riesco, eccolo qua. Necroparassita stordito, cominciate a colpirlo. Non importa quanto ci mettete, dovete colpirlo, non potete usare magie. È impossibile, o meglio, potete usarle, ma non funzionano, ok? Fortunatamente sto andando abbastanza bene. E la cosa brutta però di questo boss è che dopo un po'... Esatto. Togli lo stun... Ricominciare a capo tutto quanto. Inoltre avete visto di sfuggita? Ha provato a fare un attacco. Non avvicinatevi al necroparassita. Fidatevi di me. Avrei dovuto togliere... sì, Fira e non Fire, ma non importa. Perché anche se spara quelle palline... Quelle palline là, ecco. È comunque più difficile usare Fira che Fire, quindi... Sì. Nope. Mi spiace. Non mi farò inghiottire da questi cosi. Guardate, ve lo dimostro, tanto perché posso. Fira. Niente. Non ho fatto niente. È vero che l'ho anche mancato, ma... Dettagli. Ora, posso mirare, bene. E fire. Ok, qualche cosa di danno gliel'abbiamo fatta. E via. Ok, via, 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 via. Ho un sacco di paura di questo boss. A italiano, sì. Perché, seriamente, voi non immaginate quanto ci ho messo a capire. Ah, no, non devo usare magie. Guardate, visto? Nebbia velenosa. E quell'attacco pure non fa poco male. Allora, tu, mio caro coso, proviamo con... Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Con Tandara. Magari lo colpisco un paio di volte. Oh, più di un paio di volte. Ok, dai, per favore. Devo farlo praticamente per 3 volte, sta sinfonia del... Ah, ok, colpiamo tutto quanto. Ehi, smettila, smettila, smettila. Dov'è l'ultimo? Eccolo qua, è andato sottoterra. Alla fine questo è il boss più, chiamiamolo tattico, del gioco. Perché dopo questo boss raramente troverete boss abbastanza complessi. Ok? Mi mangi? Sì, ok. Lo ha fatto. Volevo appunto dimostrarvi che succede. Vi fa tanto male, ve l'ho detto. Quindi non fatevi mangiare. Ora, fortunatamente siamo molto in alto e posso usare energia. Però non conviene usare energia. Vorrei provare ad usare il limite perché così faccio prima. Dove sei? Eccoti qua, Tentaclow. Fira! Ok. Pronti? Partenza? Via! You're finished! E cominciamo! Limite supremo! E voilà! E voilà! E forse ce la faccio, colpiscilo! Perfetto! Missione conclusa. Torniamo al castello.
un mantello nero, spaventosi tentacoli neri. Sì, 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 ho trovato! Ok, allora, abbiamo preso tutto, credo. Non dovrebbe esserci nient'altro in questa arena, perché sì, è un'arena. Tanto per controllare, non vorrei aver dimenticato, non lo so, stemmi, impresa o cose simili. Anche se credo di averle prese a inizio episodio, quindi sto a posto. Ok, andiamo qui. E voilà, siamo qua un'altra volta. A quanto pare, ecco, è qui che si torna, o meglio, qui si torna alla città di Halloween in altri Kingdom Hearts. A quanto pare non fa così in questo Kingdom Hearts, ma dettagli. Mi sono anche incatramato nel dire Kingdom Hearts. Eccolo là sopra, avevo ragione allora, ne ho mancato uno. Ora, girati, vai così, e l'ho preso, perfetto. Torniamo indietro da questo buco nel muro. Ricordo che se voi non avete quel buco, basta lanciare una zucca esplosiva qua, ok? Allora, vediamo un po' che dobbiamo fare prima di uscire. Sì, è perfetto. Non crede, dottore? Ah, sì, davvero niente male. Un oscuro messaggero di terrore e disperazione. Furtivo e astuto, appare dal nulla con tentacoli neri che gli spuntano dalle mani. E sotto il suo mantello nasconde un tremendo arsenale di bombe. Un mostro come questo farà accapponare la pelle anche ai meno paurosi. Affascinante! Sarà questo il momento culminante del prossimo Halloween? Proprio così. Ho avuto questa idea solo pochi minuti fa. Beh, hai la mia piena approvazione. E questa volta hai avuto proprio un'idea originale, Jack. Sono contento che le piaccia. Non vedo l'ora di iniziare a costruirne altri. Un momento. Questo dovrei essere io? Non mi somiglia per niente. Ma è bellissimo, cosa dici, Roxas? Vabbè, comunque adesso possiamo uscire. Quindi, eccoci qui, portale millenario. Ah no, aspetta, quello è un altro gioco. Dolcetto scherzetto. Che? Ah! Beccato. Di nuovo? Ah, sono sempre ai soliti. Shion, Axel. Missione completata, perfetto. Inoltre, wow, per due, nice. Energiga è completamente inutile. Già, è molto inutile. Però, mamma mia, allora, la sfera premium l'abbiamo presa noi. Tanto per dire, se non sbaglio, è possibile ottenere una sfera premium a random, o meglio, nelle ricompense random, con una possibilità del 5%. E noi ce ne serve solamente una, quindi sto davvero a posto. Tutto quanto preso, perfetto. Allora, adesso devo fare solamente un'altra missione e poi avrò finito. Ma prima ho farmato abbastanza in realtà da poter creare quasi
questo potere campione qua. Voglio avere tanto per due armi, perché non si sa mai, magari sono utili, quindi... Ok, il punto è che mi serve tecnica combo plus, che si può prendere nella missione 67, quella che noi abbiamo fatto nello scorso episodio. Ok, allora Sykes, c'è un'ultimissima cosa da fare qui, raccogliere cuori. Bla bla bla, piante fire, blindate i solidi... Ah, giusto, aspetta! Energia ora non mi serve più di tanto, quindi lo tolgo e mettiamo... In realtà io avrei anche Aerora da mostrarvi, però l'abbiamo già vista. Ah, mettiamo Faia, ok. Abbiamo uno slot extra, tanto per metterlo e per farvi vedere appunto Aerora. Oppure posso già creare Tandaga. Tandaga è un incantesimo che io adoro, infatti non vedo l'ora di usarlo. Il punto è che lo posso craftare oppure no? Sì, però mi manca il cristallo tuono. Me ne mancano due addirittura, wow. Però è davvero un bellissimo incantesimo. Folgore nemici, ovviamente, però con un solo colpo. Lo vedremo più avanti, non preoccupatevi. Ok, comunque dicevo, Sykes, facciamo questa missione e poi finiamo tutto quanto, dai. Ricompense? Ma... Allora, vi dico subito che non è possibile completare questa missione al 100%. Glide Plus però può essere utile, quindi grazie mille. Ora, qua c'è Gran Pozione, perfetto. Perché non si può completare tutta questa missione? Beh, questa volta. Ci sono alcuni Heartless che sfortunatamente sono troppo in alto per noi. Ergo, nseboff. Allora, vediamo un po' chi c'è qui. Blizzard! Tu sei debole a Blizzard, giusto? Sì, ok. E miramelo e usa Fira, però. Ancora Fira. Ancora Fira. Mi sa che devo sconfiggere prima questi, perché sennò ci metto 3 anni e mezzo. Ora, Blizzard. Attenzione a questo coso, ok. E adesso? Ecco qui la combo aerea che io adoro. È bellissima. Il punto è che devo riuscire a colpirli crescendo. Dove sei? Dove sei? Non osare. No, aspetta, non ci vedo. Ok, continuano a spawnare senza sosta. Dobbiamo distruggerli, altrimenti questa battaglia sarà davvero infinita. Blizzard, fuori uno. Come ti permetti? Faia, ok. Ora che non ce ne dovrebbero essere altri. Gran pozione, perfetto. Blizzard, ok. E adesso si comincia un'altra volta con Faia. E Faia. E ho finito i Fira? Ah, devo mettere Fire. Faia! Ok, perfetto. Tecnica cosa? Scudo? Giusto? Tecnica scudo plus? No, gemma tuono. Mi serve un cristallo tuono, però, non una gemma. Vabbè, dettagli. Ok, vediamo un po' che si può fare qua. Magari un Blizzard? Esatto. Gemma tuono. Vogliono davvero tanto darvi un sacco di tandare, a quanto pare. Cioè, io non mi lamento, per carità, però... Ehi. Altri? Va bene. Blizzard. Funziona sempre. Beh, quasi sempre. Il grande etere, inoltre, ci servirà. Perché abbiamo appena finito le blizzare, quindi. Vai così. Tu, mio caro, non osare. No, era... Era Fire! Perché non ha seguito il colpo? Vai così. Ce n'è qualcun altro qua sotto, per caso? Credo proprio di no, ma è sempre meglio controllare. Ve l'ho già detto prima, non è possibile completare subito questa missione al 100%, quindi... se manco qualcosa, tornerò comunque qui più in là. Allora, ehi, eccovi qua. Non abbiamo blizzare, abbiamo Thunder, però. Aspetta, no, ce l'ho. Grande etere. E adesso Blizzara. Ne ho sconfitto solo uno perché... Ah, vabbè, non importa. E brrr, il punto è che non lo colpisco lo stesso. Allora, non puoi saltare ignorando i miei colpi, ciccio. Oh, bene. Blizzard. Qua posso usare un altro Blizzard? No, ok. Thunder? Thunder va meglio. Aspetta un attimo, non colpirmi. Mi ha silenziato, grazie mille, gioco. No, aspetta, devo ricordarmi che devo premere Y solo quando appare l'icona. Ok, perfetto. Adesso abbiamo un altro grande etere per caso? Nope. Ok, quindi devo colpirlo normalmente. Yay, la gioia. È un po' più complesso, ma non troppo difficile. Basta colpirlo in aria e dovreste stare a posto. Il punto è che se continua a silenziarmi io non posso fare nulla, no? Almeno questo Keyblade è forte in attacco. Ok, perfetto. Allora, abbiamo... Ah, mi ha sigillato, giusto, non posso usare magie. Ok, ora non mi risigillerai, perfetto.
dovete aspettare tipo un sacco di tempo prima di poter riattaccare con le magie. Ed è una cosa molto scomoda, ma non ci posso fare nulla perché ovviamente mi ha colpito e quindi... Allora, eccoti qua. Pronto? Fira! No, niente più Fira. Ok, però mi sa che posso fare così lo stesso? Nope, non posso farlo. Ok, non importa. Blindati solidi, perché mi date così tanto fastidio? Nope, ok. Tanto manca un altro Fire o Fira e dovrei stare a posto. Forse ho 5 Fire e io non li uso pure, eh. Aspetta un attimo. Nope, lo becco? Sì che lo becco, perfetto. Ok, niente drop ma non importa. Allora, qua intanto c'è una formula Blizzard iper utilissima. Eccovi qua, cicci. Thunder. Ah, che bello, adesso il nostro Thunder spacca i pianeti. Prima non era così, ovviamente. Ce la faccio? No, a quanto pare devo prendere il giro largo perché voglio prendere il giro largo. Qua c'è qualcuno? Strano che... Ah, e infatti, mi sembrava. Thunder. E altre gemme tuono. Fortunatamente abbiamo lo zaino ampliato, altrimenti... Mamma mia. Allora, vediamo un po' che posso fare qua. Sono caduto per provare ad ascoltare un attimo l'audio di gioco. Pensavo non funzionasse, quindi... Sì. Qua c'è qualcosa? Qualcuno? No, nessuno. Bene. Però mi mancano ancora un bel po' di scrigni, quindi meglio concentrarsi sul colpire questi cosi e fare così. Crescendo, dove scappi? No, non scapperai laggiù. E addio. Perfetto. Ma non c'è niente strano? Molto strano. Mi sa che qua non c'è nessun altro, giusto? O meglio, non possono essercene altri, perché gli altri sono tutti quanti dentro la caverna delle meraviglie, dove ci sono anche altri due scrigni, quindi buon per noi. Vabbè, non importa. Allora, vediamo un po' che altro posso fare qua. A parte finire la missione, direi nient'altro, ma... Dettagli. Allora, chi abbiamo qui vicino? Abbiamo... uno scrigno. E basta. No, aspetta. Eccolo qua. Le piante fire. Perfetto. Non ricordo cosa droppano adesso. Vediamo adesso. Cristallo ardente. Gemma ardente. Ew, gemma ardente. Oh, bene. È un maestro aereo, vero? Yay, dove sei? Ah, punto. Tandara. E adesso ti colpisco ogni tanto, eh? Ok, sei rimasto paralizzato, ciccio. E inoltre, non l'avete visto perché non l'ho mostrato, ma ho equipaggiato parata perfetta, o meglio, parata totale. Ciò vuol dire che ogni colpo nostro, o meglio, ogni colpo lo possiamo parare anche se ci arriva dalle spalle. Ed è molto comodo, ovviamente, questo, però... no, colpisci la pianta faia. Ve l'ho già detto, non è possibile completarla al 100%, però tanto perché potevo, lo faccio. Tandara? Non faccio niente, giusto? Esatto. Se non sbaglio sono immuni a Thunder, ma sono ipervulnerabili a Blizzard e assorbono Fire. E... vai così, perfetto. O forse si può completare la missione? No, credo di no, perché devo essere in grado di andare fino là sopra e quindi no. Ci sono due scrigni nel gioco che richiedono un gran salto speciale, che noi non abbiamo e quindi devo aspettare ancora un po'. Se non sbaglio si ottiene... dopo aver sconfitto il prossimo boss. Che se non sbaglio è tra due episodi oppure il prossimo. Quindi, yay. Nel frattempo, voilà per tre. Shield!
Surely. You must have known that this was going to happen. Why would I know? Because in your memory, you've been to a number of worlds before you came to this one. And of course, in those worlds, the only beings you met were the Dark Arbiter. That's all that's left in your heart. The darkest memories. Your memories of harm are gone. Everyone. That's a lie. I remember everyone from the islands. They're my closest friends. And who threw away those friends? Maybe it's your own actions you've forgotten. It was you who destroyed your home. Who am I? What am I here for? So we meet again. You made me a promise. I remember. It was to look after Sora. I'm sorry. I'm not sure I've kept that promise very well. Can you tell me what's happening? Some of Sora's memories are missing. How could that be? Sora's memories are escaping, through Sora's nobody, into a third person. And now, they're starting to become a part of her. Isn't there a way to bring back just Sora's memories? If they're still separate, then I think I can take out fragments of it. But if her memories and Sora's memory fragments are completely weaved together, I would need to untangle them from each other, and that would take more time. Which means it would take even longer before Sora can wake up again. And Diz wouldn't tolerate that. So what can you do? If I just jump in and rearrange her memory, then Sora might wake up, only to find out that nobody remembers him anymore. That's a risk I just can't take. It's too late either way. Sora's awakening has already been delayed. Sora's nobody, and the one that's absorbing his memory. None of us imagined that they would fight so hard to become their own people. Unfortunately, the only real solution is for them both to go away. Did you know? Her face was blank at first. But now, there is a face that is clearly visible. I think that's proof that she has entered Sora's memories. Sora's memories. Sora's nobody's memories. And her memories. They're all a jumbled mess now. And to put them back into one, I'm afraid there's no other way. All right. Is it that I'm not supposed to exist? Well, what do you want to do, Shion? I want to be with you two. Then come back with us. I can't. Not the way I am now. But what would it take for me to be like you? Hey,
It's been a while. You think so? So, I went to the beach today. And there was this girl who looked kind of like Shion. But I couldn't get close enough to tell for sure. I probably imagined it. To be honest, I'm not even sure today's mission really happened. Feels like I just woke up from a dream or something. Do you remember our promise? When we said that the three of us would go to the beach on our next break? Maybe that's why. Maybe I saw Shion there because I wanted her to be there. Want to go look for her? Huh? Beginning tomorrow, let's use our spare time to find Shion. Mm-hmm. Sounds good. Let's do that. Perfetto, e quindi io vi saluto e nella prossima parte di Kingdom Hearts vedremo un po' che fare. Demix, cosa vuoi? Lavoro extra, missione 62. Dovrei averla completata, giusto? No? Non l'ho finita? Un attimo solo, aspetta. Cosa mai mi stai dicendo, Demizio? Oggi andrò a cercarla. Va, bravissimo. Luxord, tu qualcosa? Missione 62? Un attimo solo, che missione è? Vediamo un attimo. Holo missioni. 62... E che devo fare? Trovare tutti gli Heartless? L'abbiamo finita al 100% la missione. Cosa vuoi dirmi, Demix? Ho sbagliato missione? Cioè, la rifarò off camera perché a quanto pare non c'è nient'altro da completare là. Però devo comunque trovare tutti quanti gli Heartless? Potresti trovare al mio posto tutti gli Heartless nascosti? Credo ci sia un venditore, ecco perché. Lo farò off camera. Quindi, nella prossima parte di Kingdom Hearts 358/2 days, affronteremo nuove missioni, tra cui... Esatto, abbiamo nuovi boss da affrontare. See you next time, baby!